Il progetto Cooperiamo a scuola, promosso dal tavolo delle tre centrali cooperative per far entrare il mondo del lavoro e della cooperazione all'interno delle scuole superiori Ravennati, è entrato nel vivo anche al liceo scientifico, dove gli studenti di quarta A si sono cimentati nella fondazione di un'impresa cooperativa. Lei che è la referente comunque di questo progetto qui per i licei, come le ha visti cambiare, comunque accettare questo tipo di proposte? Allora, i ragazzi sicuramente sono entusiasti di questa proposta, lavorano con grande impegno, ascoltano con grande attenzione le indicazioni proposte dai docenti che intervengono in classe, ovviamente dall'esterno, da questo gruppo, e io ritengo che sia assolutamente fondamentale per la loro formazione che abbiano questo rapporto, questa relazione, questo tipo di incontro con qualcosa di un po' più concreto, un po' più pratico rispetto a quello che è la loro routine quotidiana di studio. Quindi loro riescono ad acquisire tramite questo progetto delle competenze molto importanti, capiscono che cosa c'è dietro a una impresa, che sia artigiana o meno, e capiscono su quanto il lavoro di studio, di preparazione, di progettazione che implica un'impresa. I ragazzi quindi sono sempre stati molto entusiasti, sono molto interessati. Lo ripeto questo, e hanno sempre lavorato in maniera estremamente seria. E questo è anche dovuto, devo dire, alla bravura dei docenti che intervengono in classe e quindi, insomma, credo che abbiano sempre avuto dei riscontri estremamente positivi ed hanno prodotto dei progetti molto interessanti. Alcuni di loro, proprio alcuni gruppi del nostro liceo, hanno vinto il primo premio l'anno scorso e anche l'anno precedente. E, quindi che altro? Insomma, io non posso dire altro che, non posso dire che sono, altro che sono molto soddisfatta di questa avventura nuova che è entrata nel liceo. Quando vi hanno proposto il progetto, cosa ne avete pensato? Ma non sapevamo bene cosa aspettarci perché era una cosa nuova e come la descrivevano loro sembrava dare tante possibilità, però esattamente non avevamo un'idea precisa di cosa sarebbe stato. Invece adesso che l'avete iniziato comunque a progettare la vostra cooperativa, a lavorare insieme, com'è? Bello, è un bel progetto, però anche se è molto difficile realizzare una cooperativa, diciamo anche visto che siamo ragazzi e non abbiamo poi così tanti spunti, cioè anche se le opportunità sono tante, diciamo. Tante volte le difficoltà sono soprattutto tecniche, ma anche lavorare in gruppo non è sempre facile. Voi avete trovato delle difficoltà, delle cose positive? No, grosse difficoltà non le abbiamo trovate anche perché essendo tutti amici, insomma siamo compagni di classe, quindi non ci è mai stato grosso diverbio fra di noi, eravamo quasi sempre d'accordo sulle scelte da fare. Siamo un dream team, no? Un grande team. Meglio. In che settore lavorerà la vostra cooperativa? Come mai l'avete scelto? Di intrattenimento è un bar che ha la possibilità di fare anche da jam section e diciamo così, ci piace, siamo tutti molto appassionati di musica e è un'ottima idea. Quando vi hanno proposto questo progetto di Cooperiamo a scuola, cosa ne avete pensato? Siamo stati molto contenti perché è comunque l'occasione per fare qualcosa di nuovo. E, quindi siamo stati contenti. E adesso che siete entrate nel vivo del progetto, come si sta rivelando? Uguale a come ve l'aspettavate? Più difficile, più facile? Certi aspetti sono più difficili, come quello di organizzare in effetti la cooperativa, però per me si è rivelato interessante. Tante volte lavorare insieme non è proprio facile. Quali difficoltà e quali cose positive avete trovato nel lavoro di gruppo? Nel nostro gruppo ci siamo ritrovate subito molto, molto bene, molto d'accordo. Poi, per quanto riguarda la divisione dei lavori, abbiamo sempre lavorato in gruppi più piccoli, quindi dividendoci vari compiti. Perciò ci siamo ritrovate abbastanza bene. Quindi nessuna difficoltà. Praticamente nessuna difficoltà. In che settore lavorerà la vostra cooperativa? Come mai l'avete scelto? La nostra cooperativa lavora nel settore del turismo, in particolare della bicicletta, e l'abbiamo scelto perché ci interessava l'idea delle vacanze. Anche qui allo scientifico siete entrati nel vivo di Cooperiamo a scuola, ma quando ve l'hanno proposto cosa avete pensato? Pensavamo fosse un'esperienza diversa dal solito, che ci desse l'opportunità di uscire dalla classe.
E, adesso che siete entrati nel vivo, sta rispettando le vostre aspettative? Più difficile, più facile? Forse ci risulta abbastanza difficile perché dobbiamo pensare a vari aspetti del mondo del lavoro in cui dobbiamo muoverci. Le difficoltà ci possono essere anche il lavorare in gruppo, ad esempio. Quali cose positive e quali invece negative avete riscontrato? Beh, ne abbiamo riscontrate molte positive perché ognuno porta idee, le sue idee, e riusciamo abbastanza bene a metterci d'accordo fra di noi. In che ambito lavorerà la vostra cooperativa e come mai l'avete scelto? Lavorerà nel settore dell'infanzia e del riciclaggio e l'abbiamo scelto per provare una cosa un po' diversa dal solito. All'inizio abbiamo pensato che fosse una buona idea, che fosse una cosa interessante, poi lavorando abbiamo visto che era una cosa comunque impegnativa, qualcosa di un po' più difficile di quanto pensavamo, però è molto interessante come progetto. E, nel lavorare insieme, che difficoltà e che cose positive hai riscontrato? Allora, noi siamo un gruppo di ragazze che ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi siamo praticamente tutto d'accordo e quindi non c'è niente in cui abbiamo riscontrato difficoltà. E, qualcosa di positivo, lavorare in squadra è bello e quindi... E invece per quanto riguarda il settore in cui lavorerà la vostra cooperativa, qual è e come mai l'avete scelto? Allora, tutto è nato dalle cose che piacevano a tutte, che erano animali, bambini e medicina. E quindi abbiamo fatto questa cooperativa che si occupa di un servizio sociale sanitario con la pet therapy verso bambini affetti da malattie. Anche voi della quarta A scientifico siete entrati nel vivo di Cooperiamo a Scuola, ma quando vi hanno proposto questo progetto cosa ne avete pensato? Ah, eravamo tutti molto entusiasti perché finalmente avremmo potuto confrontarci con gli altri i nostri compagni e avere un'esperienza lavorativa che comunque non c'è data praticamente nella scuola. E invece adesso che siete entrati nel vivo del progetto, le vostre aspettative sono state rispettate, meglio o peggio di quello che vi aspettavate? In parte sono state rispettate, però è comunque difficile mettersi in gioco anche con il PowerPoint e tutte le organizzazioni che ci sono da seguire, non è proprio facile come ci aspettavamo. Difficoltà dal punto di vista tecnico quindi, ma invece dal punto di vista del lavoro di gruppo, come vi state trovando? Cioè le difficoltà, le cose buone del lavorare tutti insieme? Chiaramente è favorevole lavorare in squadra perché ognuno ha le sue abilità e è più portato per certe cose, ad esempio uno di noi è più portato per il computer, quindi la parte gestionale la segue lui, invece noi magari seguiamo di più la parte artistica o comunque sì, la forma, ecco. E così, quindi ognuno può mettere il suo. E invece per quanto riguarda il settore in cui lavorerà la vostra cooperativa, qual è e come mai l'avete scelto? È una cooperativa di servizio e l'abbiamo scelta perché ci sembrava più adatta ai giovani e più facilmente apprestabile da tutti. Francesca Diletta per Faenza Web TV.